edizione del trofeo La Guaglia. Vedete qui subito Gilberto Simoni e poi il vincitore della passata edizione, Danilo Di Luca, ma sono moltissimi i nomi eccellenti. Siamo naturalmente qui per commentare questa gara insieme con Gigi Sgarbozza. Buon pomeriggio a tutti, è vero Alessandro, una grandissima corsa, anche un percorso impegnativo. Leggermente modificato rispetto all'anno scorso. Sì, leggermente modificato nel senso che è stata giunta l'ultima salita, il passo Balestrino, altitudine 690 metri sul livello del mare, una salita impegnativa di 8 km con pendenza dell'8%, per cui ritengo questo il tratto più insidioso della corsa. Ma prima del passo del Balestrino, qui intanto vediamo il neo presidente dell'associazione corridori Amedeo Colombo, eletto ieri all'unanimità da parte dei corridori. Dicevo, la prima salita da affrontare è il passo del Ginestro, altitudine 670 metri, pendenza i primi 10 km 3-4%, gli ultimi 3 impegnativi 6%. Seconda volta il passo del Ginestro dalla parte di Degna, leggermente più dura gli ultimi 4 km, pendenza 7%. Discesa per affrontare, come dicevo poc'anzi, il passo del Balestrino, una salita molto impegnativa. Ci sono grandissimi corritori, Alessandro, le stelle in gara, Bettini, Simoni, Di Luca, Frigo, Runzas, Nardello, Pellizzotti, Bortolami, Vaistan, Figueras, tra l'altro sfortunatissimo per la perdita di suo padre Salvatore che lo seguiva con amore e passione, per cui ci sono grandissimi atleti. 198 per l'esattezza i corridori al via, abbiamo visto l'orario di partenza 10:51, partenza e arrivo proprio alla Guaglia, 183 km e 300 metri, un percorso dunque ondulato fin dai primissimi metri, fin dai primissimi chilometri, un percorso che può far selezione, insomma in questo trofeo La Guaglia non ci sarà volatona generale. Ma ritengo che volatone generale no, perché sono partiti 198 corridori, per cui penso che verranno nel finale i corridori più in forma, i corridori più forti. Ci sono le squadre, a mio avviso, più competitive come la Fassa Bortolo, la quale presenta uno squadrone, tra l'altro la Fassa Bortolo ha vinto la cronometro del Giro del Mediterraneo, ma il corridore del momento è Paolo Bettini, vincitore del Giro del Mediterraneo. Con questo risultato è passato secondo nel ranking mondiale nella classifica dell'UCI dietro Zabbe, l'ha superato Armstrong. Se Paolo Bettini continua così potrebbe nelle prossime classiche di primavera addirittura superare Zabel. E siamo proprio sulle primissime salite, già si comincia a far selezione, guardate un pochino con chi? Proprio con Paolino Bettini, che cerca dunque di forzare il ritmo, di forzare l'andatura. Michele Scarponi nell'ultimissima posizione di questo gruppetto ristretto e poi gli altri corridori con Danilo Di Luca che sta cercando di ricucire lo strappo, e da queste prime indicazioni si intuisce evidentemente che Danilo Di Luca per sé non sta lavorando. E qui vediamo uno dei grandi favoriti, Danilo Di Luca, preoccupato dell'attacco di Bettini, ha chiuso lui sul gruppetto di Bettini. Perché lui? Sì, perché? Ma vedo già queste prime fasi, mi lascia capire un po' questa gara, perché i grandi protagonisti, i favoriti di questa corsa sono entrati già in azione in questa prima salita, soprattutto Di Luca. Di Luca penso che quest'anno è partito un po' più lento dello scorso anno, la preparazione, non fa una preparazione affrettata perché vuole entrare e trovare il top della condizione proprio il mese di aprile. È probabile che stia lavorando per i suoi compagni di squadra, Mirko Celestino, corridore di casa, ma soprattutto per il velocista della sua squadra, Fabio Sacchi. Celestino che vinse 2 anni fa, e Fabio Sacchi che è stato convocato da Franco Ballerini, presente tra l'altro oggi sulle strade ligure per il mondiale di Zolder, splendido corridore per la volata di Mario Cipollini. Abbiamo visto Muñoz primo sul primo Gran Premio della montagna di passo del Ginestro, e qui cominciamo a vedere una selezione importante con Rogers della Quickstep che sta cercando di forzare il ritmo. Sempre Roberto Petito nelle primissime posizioni della Fassa Bortolo, c'è Dario Frigo che sta già pedalando bene. Sì, Frigo io lo ritengo uno dei favoriti oggi, Frigo, nel senso che tra l'altro va bene anche quando il clima è freddo come oggi, per cui è un corridore che va forte su un tutto, quest'anno punta al Giro d'Italia, ma è un corridore che andrà forte anche in queste classiche di primavera. Con il dorsale 192, Freddy Gonzalez Martinez, ancora Colombia Selle Italia, lì in prossimità del secondo Gran Premio della montagna. Come vedete questa gara è sempre molto seguita sul piano del pubblico, una gara che vede ancora i protagonisti lì nelle primissime posizioni. Vedete, cerca il gruppo di allungarsi, cerca qualche corridore di andar via, ma soprattutto
e lo ripetiamo per far selezione. Sì, tantissimo pubblico, Alessandro, perché sono 3 giorni di festa alla Iguaglia. Domenica c'è stata la Gran Fondo di La Iguaglia dedicata proprio a Auro Bulbarelli e Davide Cassani. Tra i partecipanti grandissimi campioni come Francesco Moser e Giovan Battista Baronchelli. La Gran Fonte è stata vinta da un ex professionista, Giucolzi, secondo Paluan, terzo Tani, quarto Santi Maria, 4 ex professionisti. E quindi c'eri anche tu, come sei io arrivato? Io sono arrivato 853esimo. Bravo, comunque Gigi. Ho finito la gara perché era una gara impegnativa di 113 km, mi sono voluto riprovare dopo 35 anni con il numero dietro la schiena. È andato bene, guardate come prova ancora Paolino Bettini, già l'hai detto tu Gigi, ha vinto la classifica finale del Giro del Mediterraneo. Ricordiamo, vincitore della Coppa del Mondo l'anno scorso, mentre Mirko Celestino cerca di prendere la ruota di Paolo Bettini, vinse 2 anni fa, l'anno scorso una stagione poco felice per il corridore di casa, e quest'anno si vuole rifare, vuol cercare di ritrovare la forma, vuol cercare soprattutto di ritrovare la vittoria. Sì, infatti ha chiuso proprio Mirko Celestino su Paolino Bettini, il quale veramente sta lavorando tantissimo. Secondo me sta spendendo tantissime energie in questa fase iniziale della gara per puntare alla vittoria. Secondo me sarebbe stato meglio se tutte queste energie lui le sprecava sull'ultimo Gran Premio della Montagna, il passo del Ginestrino, una delle salite più impegnative del trofeo La Iguaglia, organizzato ottimamente dal comune di La Iguaglia e l'ATP con la regia dell'ex corridore Bruno Zanoni. Il nostro regista Gino Goti ci va a sottolineare Kim Kirken, la sua prova, la sua prestazione, vincitore del Giro d'Olanda l'anno scorso, corridore della Fassa Bortolo che ha ancora molti corridori lì nelle prime posizioni. Abbiamo visto Filippo Pozzato, quindi Roberto Petito, dietro di lui eccolo lì Dario Frigo. Il gruppo si sta sfilacciando e Danilo Di Luca fatica a rimanere tra i migliori. Abbiamo visto in terza posizione il suo compagno di squadra Fabio Sacchi. Sto vedendo Di Luca che si sta sacrificando proprio per il suo compagno di squadra, che è il velocista della squadra più forte, tra l'altro già vincitore di una tappa al Giro del Qatar, uno dei corridori più in forma. L'anno scorso Danilo Di Luca aveva puntato sul Giro d'Italia, quest'anno probabilmente la preparazione, come hai già detto tu, sarà un pochino diversa. Sì, ma penso che nella sua squadra c'è Gilberto Simoni, che è il leader, uno dei grandi favoriti, ritengo, del Giro d'Italia, insieme a Francesco Casagrande, Dario Frigo e Stefano Garzelli, per cui penso che il suo spazio è questo della primavera. Deve puntare alle grandi classiche perché lo ritengo un corridore fortissimo per le gare di un giorno, per puntare a una corsa a tappe secondo me deve aspettare ancora un paio d'anni. Comunque il gruppo si è scremato, adesso è formato da una trentina di uomini, non di più, e sempre Kim Kirken davanti all'attentissimo Paolino Bettini in seconda posizione e quindi tutti gli altri. Un gruppo che si è spezzato dunque in diversi tronconi e adesso la gara sarà tra questi corridori. C'è ancora Michele Scarponi, molto bravo il corridore della Domina Vacanze Elitron, mentre qui siamo sulla Sidermec con Roman Weinstein, ultimo acquisto di Enrico Maggioni. Tra l'altro questa formazione è in attesa di concludere l'accordo con il primo sponsor, si sa che sarà uno sponsor molto importante relativo a un'acqua minerale. Sì. Ecco qui dunque abbiamo visto proprio Roman Weinstein, vincitore di un campionato mondiale. Sì, è stato l'ultimo acquisto di questa grande squadra, ma corridori fortissimi come Garzelli, come Bortolami, c'è un organico. Fred Rodriguez è secondo arrivato lo scorso anno alla Milano Sanremo, per cui penso che possa trovare veramente un grande sponsor, anche perché questa è una squadra che quest'anno ha in programma, oltre a tutte le classiche di primavera, il Giro d'Italia e il Giro di Francia. Attesissimo il rientro di Stefano Garzelli, che farà sia il Giro d'Italia che il Tour de France. Sì, attesissimo, perché è stato un periodo così tanto, tanto lungo, fermo, così per i motivi che sappiamo. Comunque io l'ho rivisto ultimamente, Stefano Garzelli, l'ho visto con il morale alto, sono convinto che possa rientrare ed essere subito protagonista anche al Giro d'Italia. Ancora Danilo Di Luca in prima posizione con alla sua ruota Mirko Celestino, mentre Rogers e Scarponi sono usciti allo scoperto. Probabilmente stanno cercando di andare in testa per scavalcare. Stanno cercando di la vetta dell'ultimo Gran Premio della Montagna, del Passo Balestrini. Di sorprendere i grandi favoriti, perché non sono molto controllati, soprattutto Scarponi è un corridore che va forte in salita, in queste
prime corse si è già visto in qualche gara, per cui è un corridore che potrebbe fare oggi molto bene. Tra l'altro è promosso oggi capitano della sua squadra Domina Vacanze Elitron. Eccolo qui Rogers, il corridore che vedete in prima posizione, Michael Rogers, classe 1979, nato in Australia, professionista dal 2001, fino all'anno scorso con la Mapei Quickstep, da quest'anno con la neonata Quickstep Davitamon. Ancora Mirko Celestino, la Saeco fa molta attenzione, evidentemente sa di poter giocare carte importanti in vista dell'arrivo di Laguiglia, mentre Scarponi e Rogers proseguono nella loro azione. Ecco, vediamo Dario Frigo in prima posizione, si è messo lui a fare andatura adesso. Sì, qui si sta muovendo veramente una squadra fuori, tra l'altro in questo gruppetto, Alessandro, in questo gruppetto che sono circa una quarantina, sono un po' tutti frazionati, e la Fassa Bortolo ha più corridori, insieme a Frigo ci sono Kirken, Pedito e il giovanissimo Pozzato. E abbiamo visto proprio i quattro corridori della Fassa Bortolo tutti insieme uniti. Sì, è una squadra che è in grandi condizioni, è rimasta fuori dalla fuga della prima giornata al Giro del Mediterraneo, poi ha vinto la gara a cronometro, una gara molto impegnativa. Giancarlo Ferretti, sappiamo che in questo inizio di stagione è sempre protagonista con i suoi corridori. Gigi, guarda, il forcing della Fassa Bortolo ha fatto sì che Danilo Di Luca perdesse contatto dal gruppo. Dunque è una cosa... Probabilmente rientrerà perché adesso c'è lo scollinamento, però comunque è un fatto importante. È un fatto importante, però abbiamo visto dalle prime fasi di questo trofeo Laguiglia, Danilo Di Luca sempre nelle primissime posizioni a rinduzzare soprattutto gli attacchi che ha fatto Paolo Bettini. Cédric Vasseur con il numero 98, corridore francese che ha fatto proprio del Tour de France un momento importante della sua carriera. Infatti 5 giorni è stato in maglia gialla al Tour del 97. Eccolo qui Danilo Di Luca, vincitore l'anno scorso, aveva puntato la sua stagione nel 2002 per la Milano-Sanremo, poi la sfortuna ha giocato un brutto scherzo e allora stagione compromessa, quest'anno ci vuole riprovare, mentre con il numero 21 Sergio Barbero, Lampre. Ci vuole riprovare soprattutto la Milano-Sanremo, penso che sia una corsa che si addica le sue possibilità. Vorrei, Alessandro, ma fare il buon compleanno ad Alfredo Martini, 82 anni portati alla grande. Alfredo Martini è uno dei personaggi storici del ciclismo italiano, ma non solo del ciclismo mondiale, tra l'altro questi 82 anni portati veramente bene, un saluto carissimo da parte nostra. Mihojevic con il numero 104, poi ancora Michael Rogers e chiude in ultima posizione Nuyens, sempre corridore della Quickstep Davitamon. Qui siamo ormai nella fase conclusiva della corsa, le tre salite sono state già effettuate, dunque solo tratto in pianura e l'arrivo... Sì, ci sono. Come si propone? È un arrivo in pianura, chiaramente sono un arrivo che favorisce i corridori veloci, ma un arrivo da lunghissimo rapporto, se escludiamo soltanto un piccolo dislivello dopo Albenca, prima del centro abitato di Alassio. Dopo Alassio ci sono, questo è il finale della Milano-Sanremo, classico finale che tutti gli appassionati di ciclismo ricordano, perché proprio da questo momento, quando c'è la Milano-Sanremo, ci sono le prime inquadrature. Si temeva il freddo dopo i 3 gradi alle 13 di ieri, oggi invece 11 gradi centigradi, ma un vento fastidioso, mentre Roberto Petito con Michele Scarponi alla sua ruota. E infatti un vento fastidioso è leggermente contrario alla marcia dei corridori in questo momento, per cui una grande fatica, ma vedo proprio le squadre favorite, perché in questo gruppetto ci sono 3 squadre che hanno il maggior rappresentante, c'è la Saeco, la squadra di Beppe Martinelli, a Di Luca, Celestino e Sacchi, 3 dei grandi favoriti, la Fassa Bortolo di Giancarlo Ferretti a Frigo, Kirken, Pedito e il giovanissimo Puzzato, mentre l'altra squadra che ha 3 corridori è la Quickstep Davitamon, la squadra di Serge Parzani a Bettini, Nuyens e Rogers. Rogers tra l'altro oggi ha fatto una grande corsa, perché l'ho visto sempre all'attacco e lo vediamo anche nel finale protagonista. Da segnalare anche Lorenzo Bernucci e Jaroslav Popovic della Lambo Credit Colnago, sono 2 corridori molto interessanti, giovani entrambi ma dal grande futuro. Sì, possiamo elencare tutti i corridori della fuga: Di Luca, Celestino, Sacchi, Frigo, Pedito, Pozzato, Barbero, Farasain, Mori, Pospayev, Scarponi, Bettini,
Nunes, Rogers, Baldato, Ekimov 37enne, dice anche lo squadrone di Armstrong grande favorito del prossimo Tour de France, Murn, Miolovic, Palumbo, Mazzanti, Van de Val, Bernucci, Popovic, Runzas e Tiralungo. Attraversiamo questa galleria che certo non è amata dai nostri operatori, Giorgio Gallo e Giorgio Viana. Mentre adesso usciamo, attenzione, ci apprestiamo a seguire le fasi conclusive con Danilo Di Luca, ancora lui in prima posizione, adesso c'è Paolo Bettini, le sue gambe girano che è una meraviglia. Sì, girano bene, ma secondo me Paolino oggi ha speso tantissimo, non ha corso, a mio avviso, con quell'intelligenza tattica che serve a volte per vincere una gara. Vuol dire che è talmente sicuro dei suoi mezzi, ha speso così tanto, è probabile che il corridore che spende tanto in queste prime corse voglia trovare subito una condizione per essere un grande protagonista alla Milano-Sanremo. Abbiamo visto il cartello relativo ai chilometri che mancano alla conclusione. Gigi, non capisco bene la tattica della Seco. E come sta lavorando la Fassa Bortolo secondo te? Sì, la Fassa Bortolo secondo me sta lavorando, c'ha quattro corridori fortissimi, Frigo, Kirken, un giovanissimo lussemburghese, vincitore lo scorso anno del Giro d'Olanda, Pedito, sappiamo è il corridore che è abituato a tirare l'ultimo chilometro a 65 all'ora, tra l'altro è un corridore che ha tirato le volate a Cipollini, un grande passista. Ma giovanissimo Pozzato. Ma secondo te lavorano per Pozzato? Sì, perché ritengo che sia il corridore in questo momento della squadra. Tra l'altro alla partenza questa mattina la Fassa Bortolo puntava tutto su Pedito e Pozzato, per cui i due leader della squadra sono Pedito e Pozzato. Ecco, si capisce allora anche il grande lavoro di Dario Frigo, molto a lungo in testa al gruppo, non solo in questo tratto di pianura ma anche in salita. È stato molto attento nel ricucire eventuali strappi. Lorenzo Bernucci in seconda posizione. Invece la Seco a questo punto potrebbe lavorare per Sacchi, perché Danilo Di Luca ha lavorato moltissimo. È lo stesso, Mirko Celestino lo vediamo spesso avanti al gruppo, insomma uno che fa una volata, che vorrebbe fare una volata, non starebbe così allo scoperto. È vero Alessandro, perché Fabio Sacchi ha vinto già una tappa al Giro dell'Australia e il corridore più veloce di questo gruppetto qui, ritengo che oltre a lui un altro corridore molto veloce, attenzione a Fabio Baldato, Alessio Cerchi, passato dalla Fassa Bortolo l'anno scorso, dominatore della Tre Giorni Siciliana, il quale Baldato ha vinto già una tappa al Giro del Bessé in Belgio e in Francia, pardon, e anche la classifica finale, quindi è uno dei corridori più forti in questo momento, uno dei più in forma e uno dei più veloci del gruppo. Attenzione, si vede Jaroslav Popovic che cerca l'allungo mentre Dario Frigo è lì che sta controllando, è proprio lui, Jaroslav Popovic, il giovane fortissimo corridore che è nato e cresciuto con Ernesto Colnago. Sì, è una scoperta di Ernesto Colnago, tra l'altro è partito fortissimo quest'anno, ecco, sta attaccando sul suo terreno preferito, questo è il tratto che da Albenca va ad Alassio, un leggero dislivello di 52 metri sul livello del mare, è una salita che si può fare, una salitella con grande rapporto, con un 53-15, 53-14. È ancora molto giovane, si dice molto bene di lui naturalmente, ha vinto già il mondiale Under 23, ha vinto qualche corsa di secondo ordine l'anno scorso, quest'anno è chiamato al grande risultato. Sempre nel 2002, mentre mancano 7 km alla conclusione, ha sorpreso soprattutto per la classifica al Giro d'Italia. Sì, si è ripreso nella seconda parte del Giro d'Italia, soprattutto ha fatto una grande tappa a Folgarie, la tappa che vinse, che Savoldelli prese la maglia rosa, un corridore su cui punta molto la Lampro Credit Colnago per un ottimo Giro d'Italia, addirittura potrebbe essere Popovic una delle grandi sorprese, potrebbe addirittura arrivare al podio. Molto bene la Fassa, entra in ogni fuga, adesso è con Kirken. Eh sì, perché la Fassa sta facendo la corsa perché ha questi corridori fortissimi sul passo, Dario Frigo è un corridore che se si mette in testa è capace di tirare 1-2 km a 60 all'ora, Pedito sarà il corridore che tirerà la volata al corridore delegato per vincere, che a mio avviso è il giovanissimo Pozzato, perché non l'ho visto mai, ho visto Kirken, ho visto Pedito, ho visto Frigo nelle prime posizioni, non ho visto mai Pozzato. Vedi come Kirken stia rovinando il lavoro di Popovic e Rogers. Sì, infatti ha chiuso lui sui tre fuggitivi, sta chiudendo lui, è in testa, è appena a pochissimi metri, quindi penso che per i tre non collabora assolutamente, i tre non hanno
anche, direi, alcuna chance di successo. Anche Alessandro Seppovic sta facendo un grande numero, perché sta facendo un ritmo altissimo, 55 all'ora, 60 all'ora. In questo momento la leggera discesa che porta all'abitato di Alassio, una discesa direi pedalabile, e qui si può raggiungere una velocità di 70 km/h. È terminato il lavoro di Danilo Di Luca, si sta staccando, ma naturalmente perché appunto ha lavorato molto e dunque non farà la volata. Ha lavorato molto, oggi ha fatto da gregario al velocista della sua squadra Fabio Sacchi. Eccolo qui Rogers, quindi Kirken che si pone e si porta avanti, ma non certo per tirare. E poi sarà la volta di Jaroslav Popovic, vedete, si è messo in testa ma non certo per tirare. Eccolo qui Danilo Di Luca, grazie a Gino Gotti, il nostro regista. Abbiamo parlato di lui ed ecco subito prontamente inquadrato Danilo Di Luca, lascia andare via il gruppo. Sì, lascia andare via il gruppo perché ha dato tutto, ha fatto tutto il lavoro che doveva fare, sa che non ha nessuna possibilità da vincere, per cui ha fatto bene così, perché è un corridore che non deve, un corridore come Di Luca, arrivare spremuto in un arrivo come quello di oggi, il quale si è sacrificato soltanto per il suo compagno di squadra Fabio Sacchi. Due gli uomini della Lampre in questo gruppo, ripeto, formato da 25 uomini, Sergio Barbero e Raimondas Rumsas. Qui un gradito ritorno di Rumsas, sfortunatissimo per tutto quello che è successo lo scorso anno al Giro di Francia, è un corridore che merita veramente il massimo rispetto, perché secondo me quest'anno potrebbe, attenzione ancora Bernucci intanto, potrebbe essere utilissimo soprattutto al Giro d'Italia, Francesco Casagrande. Vedete ancora Bernucci che ci prova e ancora la Fassa Bortolo invece che chiude, guardate. Sì, sta chiudendo su tutti i corridori che tendono di evadere da questo gruppo, e quindi penso che Baldato in terza posizione intanto. Ci riprova la Quick Step con Nuyens. Eccolo qui, ancora Rogers. Ancora lui, un corridore che oggi ha dato tutto se stesso, fin dai primi chilometri, fin dalle prime salite. Da ammirare veramente, è stato uno dei grandi protagonisti del 40° trofeo La Iguella, sempre all'attacco. E qui Paolo Tiralongo, un'altra vecchia conoscenza della Fassa Bortolo, passato quest'anno alla corte di Roberto e Bruno Reverberi della Ceramica Panaria, mentre Mirko Celestino, Saeco prova ad andar via, molto applaudito Celestino anche dallo speaker Alessandro Barambilla che cita il suo nome. Sì, qui lui corre in casa, è di queste parti e dunque quando da qualunque megafono, microfono esce il suo nome, gli applausi si spregano. È proprio qui vicinissimo La Iguella, di Andorra, dopo il Capomela ad appena 5 km qui dalla Iguella. Celestino in questo momento sta facendo un grosso numero perché sta lavorando anche a favore del suo compagno di squadra Fabio Sacchi, ha costretto gli altri a spendere energie per chiudere su di lui. Ancora Michael Rogers mentre ci avviciniamo agli ultimi 3 chilometri prima della conclusione di questa 40esima edizione del trofeo La Iguella. Ancora Michael Rogers, naturalmente la Quick Step da Vitamon punta tutto su Paolo Bettini, adesso anche il compagno di squadra Nuyens si pone alla ruota di Rogers, stanno preparando gli uomini della Quick Step la volata per Paolo Bettini, ma anche la Fassa Bortolo si sta organizzando con Roberto Petito che ha alle sue spalle proprio Filippo Pozzato. E qui Jaroslav Popovic con il suo compagno di squadra Lorenzo Bernucci, Saeco dunque, Quick Step e Fassa Bortolo. Tra queste tre squadre probabilmente ci sarà il vincitore. Sì, sono le tre squadre più forti e stanno facendo un ritmo altissimo, qui non si può più evadere dal gruppo, mancano circa 2 km all'arrivo, il ritmo è 55 km/h, 60 km/h, nonostante che i corridori abbiano un leggero vento contrario. Proprio Raimondas Rumsas, il corridore della Lampre, a 2 km dalla conclusione, prova a venire fuori dal gruppo. Era stato straordinario l'anno scorso al Tour de France quando era salito sul podio. Poi la brutta vicenda a lui collegata, ma adesso si sta ritrovando. Ed ecco dunque Rumsas che ha provato ad uscire, ma non c'è niente da fare. Il ritmo è molto alto, è sostenuto, come hai detto tu, Gigi Sgarbozza. Si viaggia ai 55-60 km/h. Soprattutto ci sono diverse squadre che certo non permetteranno ad alcun corridore di uscire. E qui adesso è Frigo in testa al gruppo, Frigo con
insieme a Celestino, Kirken, in questo momento Roberto Petito poi ha preso la testa, Petito non si è visto, ma Petito ha la sua ruota appozzato, penso che possa uscire proprio come ultimo corridore del treno della fassa Bortolo. Ecco proprio Roberto Petito che si volta indietro alla ricerca di Filippo Pozzato, come hai detto tu, mentre Kirken comincia a lanciare la volata, anche se manca ancora più di un chilometro, Kirken dà tutto se stesso per cercare di alzare ulteriormente il ritmo. Guardate, Kirken, Celestino, Frigo, Petito, quindi Pozzato. Ecco qui il triangolo dell'ultimo chilometro. Che numero anche da parte di Kirken. Sta spingendo un rapporto lunghissimo, una velocità altissima da ammirare anche Celestino, nonostante che tre chilometri fa ha tentato la lunga. Adesso in testa Frigo. Dario Frigo, un cronoman, un uomo che sa vincere e sa sacrificarsi. Dario Frigo, ultimi 800 metri per lui, poi sarà la volta di Roberto Petito, quindi Filippo Pozzato. Eccolo qui, Roberto Petito, il corridore di Civitavecchia, ormai da molti anni alla corte di Giancarlo Ferretti, alla sua ruota Filippo Pozzato, ma attenzione anche a Fabio Sacchi, ha lavorato anche Mirko Celestino, c'è Fabio Baldato nelle primissime posizioni, dunque la volata se la giocheranno questi corridori. Vediamo, parte la volata con le telecamere fisse, è proprio Roberto Petito e Filippo Pozzato che esce allo scoperto, mancano 200 metri prima della conclusione, c'è anche Bettini, attenzione a Mori, ma Pozzato in prima posizione ed è proprio Filippo Pozzato che si impone battendo Fabio Sacchi, terzo è Fabio Baldato, Bettini se non sbaglio è quarto, comunque quel che è certo è che Filippo Pozzato abbia vinto questo trofeo L'Aiguella, lo vediamo nettamente, alla sua sinistra c'è Fabio Baldato, alla sua destra c'è Fabio Sacchi, mi sembra che Sacchi abbia preceduto Baldato mentre Filippo Pozzato nettamente, dunque Pozzato, Sacchi e Baldato, vedete 4 ore 53 minuti 13 secondi alla media di 40 e 400, vedete già con le braccia alzate Roberto Petito ancor prima che lo stesso Filippo Pozzato le alzi per segnare questa vittoria, la vittoria più importante della sua giovanissima carriera. Ha solamente 21 anni, il vicentino classe 1981, lui che ama sciare e che ama l'hockey a rotelle, lui che ha vinto l'anno scorso 14 corse di secondaria importanza. Ed ecco dunque il podio del trofeo L'Aiguella con Filippo Pozzato che alza il meritato trofeo. Dunque in quarta posizione Bettini, quindi Mori, poi Yekimov, Celestino, Barbero, Mazzante. Allora qui sul palco con il vincitore di questo trofeo L'Aiguella, il nuovo che avanza, Filippo Pozzato. Ma stavo bene, già settimana scorsa al Mediterraneo ho avuto un po' di sfortuna il primo giorno, sì che ho cercato di fare bene tutta la settimana per prepararmi a questo appuntamento che ci tenevo già da dicembre, che dicevo che mi sarebbe piaciuto far bene qui. Raccontaci la volata, intanto il regista Gino Gotti ce la ritrasmette. Ma qui agli ultimi 15 km ho parlato con Frigo e Petito, mi hanno detto di stare tranquillo a ruota e sapendo che sono abbastanza veloce avevo un po' paura di Baldato perché lui è molto più specialista di me e qui in finale avevamo Kirke che entrava sulle fughe e ha avuto due apripista come Frigo che devo ringraziare veramente tanto quando un campione così si mette a disposizione di un giovane come me e di Petito che gli devo ringraziare veramente di cuore. Allora, vittoria più importante naturalmente della tua giovanissima carriera, adesso ti si apre che cosa? Ma adesso sicuramente bisogna stare con i piedi per terra. Continuerò con il mio programma che sarà tra 12 giorni a Lette Folk, una classica in Belgio e Kurn. Poi farò le corse in Sicilia e la Tirreno. Bene Filippo, allora complimenti per questo successo, in bocca al lupo per questa stagione, naturalmente per il tuo futuro. Gigi Sgarbozza, in conclusione? In conclusione ha vinto un grandissimo talento, Filippo Pozzato lo scorso anno ha vinto 14 gare, è un ragazzo su cui può puntare il ciclismo italiano per il futuro, lo ritengo con questa prestazione di oggi anche grande protagonista alla Milano Sanremo. Con queste parole che guardano in positivo, grazie a Gigi Sgarbozza, grazie al nostro regista Gino Gotti, da Alessandro Fabretti a tutti voi la più cordiale buona serata e soprattutto appuntamento a domani con la prima tappa del Giro.